Molinaro entra e produce, Van Brussel ritorna e conserva. Arriva così il secondo punto in trasferta della stagione della Massese con il riesordio di Cruciani. Come a Cannara, dove aveva debuttato, la Massese rimonta dal 2-0 al 2-2 al 90° ad Agliana, grazie proprio a Nicolò Molinaro, classe 97, arrivato con suo fratello più giovane dalla Lentigione e che fino ad ora era rimasto praticamente sconosciuto. Mister Bonuccelli riproponeva Van Brussel tra i pali, recuperava Cruciani sistemato con Aldrovandi dietro la punta Parker e schierava sull'eterno dilemma della fascia destra Lorenzini. Si accomodavano in panchina Lecchini ed Aprile. I neroverdi di casa guidati dall'allenatore in seconda Rondelli per la squalifica di Jacobelli alla seconda gara alla guida dei pistoiesi, reduci da 3 sconfitte consecutive con 10 reti subite e 0 segnate. Proponevano gli ex Di Vito in campo e Gialdini in panchina. La Massese parte meglio ma non riesce a leggere la situazione psicologica degli aglianesi, preda dei loro fantasmi. Al sesto Cruciani da centrosinistra calcia di mancino incrociando e Bala è superlativo a togliere la sfera dall'angolino basso. Al 23° l'ex camaiore Rosati pesca profondo a sinistra il 2000 Bibai che su tiro da sottomisura trova l'ottima respinta col piede di Van Brussel. Al 35° constatata la sofferenza in fase di un possesso a destra dei bianconeri, Bonuccelli toglie Lorenzini e mette dentro Peduzzi. E comunque al 40° sempre dalla stessa parte arriva il vantaggio dei locali. Rosati con irrisoria semplicità si accentra da sinistra e calcia all'interno destro insaccando sul palo lontano. Al 42° Parker si becca un giallo che, essendo la punta laziale in diffida, lo dirotterà in tribuna nel turno infrasettimanale di mercoledì. Al 46° bella palla filtrante in area di Bibai per Di Vito che tira centralmente e Van Brussel respinge col ginocchio sinistro. Si riprende sempre sotto un caldo sole quasi primaverile. Al terzo l'arbitro Mornaroli di Piacenza assurge a protagonista considerando volontario un tocco indietro di Peduzzi che Van Brussel raccoglie con le mani. Punizione dal limite dell'area di porta che Marzierli sfrutta al meglio per il raddoppio dei locali. Al sesto su angolo da destra Parker tenta di testa ma Bala devia nuovamente in corner sopra la traversa. All'ottavo su cross da destra di Peduzzi e deviazione corta di Bala, Cruciani da posizione favorevolissima manca lo specchio. Al 16° Marzielli tenta un'acrobatica deviazione di tacco e la sfera esce di poco al lato. Al 18° un destro di Carniato appena entrato viene bloccato da Bala. Al 21° Della Pina non trova la porta da sinistra in area e dal 25° viene sostituito da Molinaro che cambierà il match. La Massese preme e dal 30° sul passaggio di Parker in area a sinistra Tognarelli atterra Molinaro e Molinaroli assegna il rigore. Sul dischetto si presenta Cruciani che con freddezza segna il 2-1. Il tourbillon delle sostituzioni non spezza il forcing degli Apuani che al 45° su punizione da sinistra di Cruciani e torre di testa di Parker a rimettere in area pareggiano grazie alla scivolata di Molinaro che mette alle spalle di Bala. Ma la partita non è ancora finita e pochi istanti dopo Maccagnola spedisce a lato la più facile delle occasioni, mentre al 47° è Van Brussel a dire di no alla conclusione di testa da sottomisura di Marzierli. Nemmeno il tempo di rifiatare che mercoledì in casa gli Apuani attendono la visita della San Donato Tavarnelle dell'ex capitano bianconero Zambarda.